Grazie, grazie che il Signore possa benedire anche e continuare la sua benedizione in questa serata molto bella. Vorrei, con l'aiuto del Signore, condividere una frase del profeta Isaia. Questa sera vorrei condividere tutti voi ed è molto bella questa frase. La possiamo leggere in Isaia al capitolo 1, versetto 19. È una frase semplice che dice: se siete disposti a ubbidire, mangerete frutti migliori del paese. Bellissimo questo. Ora rileggiamo questa parola con una domanda che il profeta di Dio fa a noi questa sera dalla parola sua, che è parola di Dio. E vogliamo leggere in questa maniera. Rileggiamo queste parole con una domanda che il profeta fa a noi: siete disposti a ubbidire? Se ubbidite, c'è una promessa meravigliosa. Se poi non volete ubbidire, non c'è nessuna promessa. E qui in questa frase c'è questa bellissima promessa: se ubbidite, io, dice il Signore, vi darò le cose migliori. Certo, viviamo in un tempo difficile, lo sappiamo tutto. Ma c'è un obbligo: ubbidire per ricevere le cose migliori che Dio ha promesso per noi. E prego questa sera che lo Spirito Santo veramente possa fluire nelle nostre vite, tutti coloro che stanno ascoltando, possa fluire e possa aprirci i cuori e soprattutto possa rivelare la sua parola alle scritture per realizzare le promesse del Signore, le cose migliori. Veramente, i frutti migliori, vi darò i frutti migliori. Migliore è sinonimo di ottimo, superiore, eccellente, impareggiabile, eccelso. E il Signore vuole donarci proprio queste. Quante volte noi usiamo questa parola migliore? Un esempio, spero, quasi un po' tutti, diciamo: vorrei un carattere migliore, perché ho un carattere un po' difficile, ma vorrei un carattere migliore. Altre volte, quando andiamo a fare la spesa o andiamo nel centro commerciale, in altri posti, quante volte diciamo: vorrei ottenere un prezzo migliore, e lo facciamo tutti. E sapete, è nelle competizioni sportive, proprio in tempi di Olimpiadi, spesso e volentieri sentiremo questa parola: vinca il migliore. E tutto questo è bellissimo. Oggi, vivendo anche in un tempo di un tempo, diciamo, in un'epoca della bellezza, quante persone si rifanno dai medici chirurgici, si rifanno un po' tutta la loro vita. Per che cosa? Per avere una bellezza migliore. Le persone fanno di tutto proprio per questo, per avere una bellezza, un aspetto migliore. Però vorrei ricordare una cosa: che la vera bellezza è quella interiore, perché Dio ci dà una bellezza meravigliosa. È quella interiore, è chi è bello dentro, fratelli e sorelle care, sarà bello anche di fuori.
È la Bibbia che ce lo dice, in 31:3 dice questa frase: la bellezza è vana, ma la donna che teme l'Eterno, quella sarà lodata. Vedete? È bello essere dentro e quella bellezza si esprime anche di fuori. Che credo che tutti noi vogliamo migliorare qualcosa, vogliamo migliorare la nostra vita, il nostro lavoro. Sarebbe bello migliorarci, migliorare la nostra vita spirituale. Vogliamo migliorare anche la nostra casa, il desiderio di tutti, essere migliori. Vogliamo migliorare in un tempo di crisi di matrimoni, vogliamo migliorare il nostro matrimonio, che io lo auguro a tutti, migliorare il proprio matrimonio. Io ringrazio Dio, fra qualche anno faremo 55 anni di matrimonio, e questa è una cosa meravigliosa che soltanto il Dio può fare. E prego che tantissime persone, proprio questa frase, migliora il tuo matrimonio, perché questo è anche il desiderio di Dio ed è anche una promessa che il Signore ci ha fatto. Ogni credente dovrebbe anche migliorare la sua vita spirituale, principalmente migliorare il nostro rapporto con Dio in una comunione intima, perfetta, legati a Lui sempre. Vogliamo un rapporto migliore con Lui, e se abbiamo un rapporto migliore con Lui avremo anche un rapporto migliore con i nostri fratelli. Avremo un rapporto di grazia, di amore, di comunione con il corpo di Cristo. Tutta la Bibbia ci indica le cose migliori, ne vedremo qualcuna. Dio, sapete, nel suo grande amore non ci ha dato il superfluo o lo scarto. Dio, nel suo grande amore, ci ha dato la cosa migliore, ci ha dato il superiore, il maggiore, il più importante, il bene più prezioso. Dio ci ha dato il meglio, ci ha dato il suo proprio figlio. E in Romani 8:32 leggiamo proprio questo: colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Che grazia! Se Dio ci ha dato la cosa più preziosa, e se noi ubbidiamo, lui ci darà le cose migliori per migliorare la nostra vita in Cristo. Se ubbidite, avrete le cose migliori. La Scrittura ci danno tante promesse, ma ci indicano anche i doveri di queste promesse per migliorare la nostra vita. Lui ci dà sempre il meglio se noi lo ubbidiamo, e spesso e volentieri c'è una contraddizione: lui ci dà il meglio e noi spesso e volentieri gli diamo il peggio, gli diamo la nostra indifferenza, lo ripaghiamo con la nostra disobbedienza. E questo è vero, fratelli cari. Lui ci ha dato il meglio e noi lo ripaghiamo in peggio, con la nostra indifferenza, con la nostra disobbedienza. Ma quello che Dio gradisce dai suoi figli è che noi lo possiamo ubbidire, e solo tramite l'ubbidienza
noi possiamo adempiere il proposito di Dio, ottenendo le cose migliori. Salmo 36:16 ci dice qualcosa di molto bello. Ci dice questo, la grazia di Dio. Salmo 36:16 dice: il poco del giusto, il poco del credente, il poco dei figli di Dio è cosa migliore dell'abbondanza degli empi. Fratelli, qui c'è una grande ricchezza. Il poco del giusto ti renderà migliore. Ce lo dice la Scrittura. È cosa migliore. Difatti, il poco del giusto acquistato con onestà, con il suo proprio lavoro, con la sua ubbidienza, con la sua onestà, trasparenza, te lo godi. È migliore di coloro che si arricchiscono con l'inganno, con truffe, imbrogli, corruzione. E pesando queste due cose, la Bibbia ci dice che il poco del giusto è migliore dell'abbondanza dell'empio, perché quell'abbondanza acquistata in una maniera illecita non se la godranno mai, perché non è benedetta dal Signore. E le persone e quella ricchezza che non è benedetta dal Signore non saranno mai soddisfatti. Ma il giusto, con quello che ha, benedirà il Signore e sarà soddisfatto dal Signore. Lui ci dona le cose migliori se noi ci arrendiamo a Lui, nelle sue mani, se lo onoriamo. E noi vogliamo onorare il Signore. Sapete, onorare è una cosa bellissima. Noi vogliamo dire: Signore, ti onoro. E sappiamo che Lui onora coloro che lo onorano. Vogliamo onorare il Signore, vogliamo adorare il Signore, mettersi a sua disposizione. È la cosa più bella, che Lui nella sua grazia ci dona le cose migliori. E difatti abbiamo letto proprio questo: se siete disposti a ubbidire, mangerete, sarete soddisfatti i frutti migliori del paese. Io sono soddisfatto per la grazia di Dio. Non abbiamo un granché, ma quello che abbiamo ci rende felici. Tra le cose migliori che il Signore ci dona, c'è qualche cosa di grande. Lui ci dona, ci ha dato un patto migliore. La promessa che Dio fa alla Chiesa non è un nuovo patto, tante volte l'abbiamo detto, però biblicamente parlando Lui ha fatto un nuovo patto con Israele. Ma questo non vorrei dire, ognuno può pensare quello che vuole. Ma la Bibbia ci ha dato invece un patto migliore. E difatti in Ebrei 7:22 ci dice questo: per questo Gesù è diventato garante di un patto molto migliore. Gesù è il garante, è il nostro garante. Ci ha donato un patto e Lui è il garante di questo patto, ci ha garantito un patto migliore. Certo, il vecchio patto era buono, ma non aveva il potere del perdono. Poteva con un'offerta di un animale coprire il peccato, ma
non aveva quell'animale il potere di perdonare, di espiare il peccato. Ma Gesù è venuto, è diventato garante dei nostri peccati e ci ha perdonati totalmente, perché Gesù è il garante di uno patto migliore e ha offerto il suo sacrificio per noi per darci un perdono completo, allontanando, abissando i nostri peccati nel profondo del mare. È meraviglioso questo. Dio ci ha perdonati, ha dimenticato, li ha abissati nel profondo del mare e ci ha rese liberi. Che patto meraviglioso! Vi do un patto migliore, il perdono completo dei nostri peccati che soltanto Lui ha potuto fare. È meraviglioso. E in Ebrei 8:6 leggiamo ancora, ci dice: ma ora Cristo ha ottenuto un ministero tanto più eccellente, in quanto Egli è il mediatore di un patto migliore fondato su promesse delle quali Egli è mediatore. Vedete? Cristo ci ha dato un patto migliore. Ed è meraviglioso, fratelli. È meraviglioso perché Dio ci ha donato qualcosa di prezioso. Ed è vera questa parola. Una domanda che il profeta fa a noi: se ubbidirete, io vi darò cose migliori. E ci ha dato una cosa meravigliosa, un patto. Lui ha fatto un patto con noi, Lui è il mediatore di questo patto della nostra vita, per darci qualche cosa di eccellente. Ha perdonato tutti i nostri peccati. Vorrei leggere qualche altra cosa e poi vado verso la conclusione, che ci farà riflettere, di due sorelle. Una ha scelto le cose buone, ma l'altra ha scelto la cosa migliore. E questo ci dovrebbe fare un po' riflettere. Possiamo leggere questo nell'Evangelo di Luca, capitolo 10, versetto 38 fino al 42. Leggiamo un po' tutto il testo, che ci dice: mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutesi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affatichi e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore. Quale parte sceglieremo noi? Quante volte nella nostra vita, anche nel servire il Signore, ci siamo affaticati in tante cose buone, belle, e Marta scelse le cose buone, fatto con il cuore, un bel pranzo, una bella tovaglia, un bel servizio di piatti, una buona spesa, tutto buono. Era bello tutto questo. Oggi viviamo tutto bello, era questo. Marta aveva scelto questo. Ma Gesù dice: ma Maria
ha scelto la parte migliore. Qual è questa parte migliore? Quella di ascoltare. Maria seppe ascoltare il Maestro. Che cosa ha ascoltato? Ha potuto ascoltare il cuore di Gesù e le ha comunicate cose che altri non ha comunicato. Proprio Gesù gli ha aperto il cuore, ha ascoltato i suoi sentimenti, ha saputo ascoltare le sue emozioni, ha saputo ascoltare anche il suo travaglio, perché poco dopo Gesù sarebbe andato alla croce, gli ha spiegato ogni cosa, e questo è provato, perché le altre donne andranno al sepolcro la mattina per imbalsamarlo, per portare i profumi, balsamo, ma Maria invece no, lo ha fatto qualche giorno prima. Lei gli ha aperto il vaso più prezioso per il Maestro, perché aveva una rivelazione che gli altri non avevano. E Gesù era felice perché Maria ha saputo ascoltare il cuore di Gesù. Fratelli e sorelle care, che Dio ci dia grazia di poter ascoltare Lui, soprattutto in tempi difficili, dove Gesù è stato messo fuori la porta. Difatti in Apocalisse, dove troviamo nella chiesa di Laodicea, Gesù non è più nel centro della chiesa, ma è stato messo fuori. Vediamo che Gesù è stato messo fuori perché nessuno lo voleva ascoltare. E qui sta parlando la chiesa e lui dice: io sto alla porta e picchio. Se qualcuno ascolta, noi vogliamo ascoltare per avere la parte migliore, fratelli. Ascoltiamo Lui. Maria scelse la parte migliore. Oggi purtroppo viviamo in una società che nessuno ascolta più. E vorrei una considerazione, fratelli cari. Sapete, come mai gli uffici dei psichiatri, gli uffici dei psicoanalisti, gli uffici anche degli imbroglioni, dei maghi, sono pieni? Anche gli uffici degli esorcisti sono pieni. Per un motivo. Perché quelli sanno ascoltare. Una volta qualcuno mi ha detto questo: io so che vado da un truffatore, ma almeno quello mi ascolta. A casa mia non mi ascoltano, i miei amici nessuno mi ascolta, ma almeno quello mi sta ascoltando. Le persone oggi hanno bisogno di ascoltare. Di ascoltare, perché il lavoro di questi personaggi è il sapere ascoltare, e oggi purtroppo pochi sono quelli che ascoltano. Tutti vogliono parlare, ma pochi vogliono ascoltare. E Giacomo aveva ragione quando disse: fratelli, siate pronti ad ascoltare e tardi nel parlare. Che Dio ci dia grazie. Impariamo ad ascoltare. E soprattutto ascoltare il nostro Maestro, perché Lui, se lo ascoltiamo e ubbidiamo, ci rivelerà le cose migliori da fare in questo tempo. Lui ci darà il meglio e quel meglio cambierà
le nostre vite. Come le cambierà? In meglio. Io voglio cambiare, anche se sono tanti anni di fede, ha un certo valore, ma quello che vale è che la mia vita si trasforma alla sua immagine e somiglianza. Vogliamo cambiare in meglio. E lui è pronto. Se ubbidite, io vi rivelerò le cose migliori. Quello che noi avremo scelto come Maria, ed avremo la parte migliore nella nostra vita, e quel miglioramento non passerà mai, perché il migliore di lui, di Gesù, dura per tutta l'eternità. Fratello e sorella cara, cerca le cose migliori in questa vita che possono trasformare la tua vita, il tuo lavoro, la tua famiglia, e che la benedizione di Dio possa fluire nella tua vita, nella tua famiglia e in tutti coloro che ci stanno ascoltando. Che Dio vi benedica dal profondo del cuore. Amen.